nostri ragazzi, sono Sergio Aden e benvenuti sul mio canale. Che ci faccio qui? Non in una postazione abituale, perché oggi ragazzi è arrivato questo. È arrivato questo ragazzi, cioè io sono arrivato a casa adesso, quindi lo aprirò prima di registrare questo episodio di Spagna, Inghilterra, perché questa maglia potrebbe riguardare il pronostico. Andremo ragazzi subito qui, adesso che c'è una maglia ovviamente. Ragazzi, eccola qui, ringrazio la pagina Facebook Bottega delle Divise 2.0, ragazzi, eccola qui. Eccola qui, maglia di Sergio Ramos, stagione 2018-2019. Guardate qua che bella. Adidas For the Ocean, maglia da gara del Real, c'è addirittura la pellicina sopra la scritta Real Madrid, numeri addirittura bucati. Numeri addirittura bucati, ragazzi. Che dire? Grazie veramente tante alla pagina di, appunto, come ho detto prima, la Bottega delle Divise 2.0, con la patch della UEFA Champions League, campione del 2000, hanno sbagliato, 2018, ci ha messo 2017, però non importa ragazzi, tutto qua estremamente ufficiale del Real Madrid, quindi adesso ragazzi andremo subito a giocarci una partita con la nazionale di Sergio Ramos. Trasferiamoci sulla Play. Ed eccoci qui ragazzi, dopo l'unboxing della maglia, andiamo a giocarci questa amichevole, anche se si tratta di Nations League. Il sondaggio l'ha vinto la Spagna, come successo in partita di andata, quindi utilizzeremo la Spagna ovviamente. Il nostro Ramos sarà titolare. Abbiamo fatto molta fatica a portarci a casa il risultato nella partita di andata, tipo era un mese fa, su FIFA 18, e su FIFA 19, ragazzi, faremo il ritorno. Giocheremo ovviamente come amichevole internazionale, si giocherà allo stadio Benito Villamarín di Siviglia, credo, o no, del Betis, Betis e Siviglia, quindi sì, lo stadio del Betis di Siviglia, e non giocheremo sulla modalità mondiale perché quella di FIFA 18, e magari non gli ho totalmente chiuso la porta a quella modalità, però magari un giorno potremo tornare a giocarci quando tutto il mondo si sarà dimenticato che grosso regalo che FIFA ci ha fatto lo scorso maggio. Ok ragazzi, noi andiamo a giocarci questa partita, da averci proprio la formazione. Abbiamo deciso di mettere dentro De Gea in porta, ovviamente, perché Kepa 3 e Lopez 82 mi sembravano poco, anche se comunque contro abbiamo un certo Pickford che i miracoli li sa fare. Difesa 4 noi, a 5 loro, Alonso a sinistra, Ramos e Azpilicueta centrali, Fernandez a destra, anche se avrei potuto mettere Gaia o Johnny, però ho preferito metterci Nacho Fernandez, che già ha esperienza ancora lì. Thiago in centrocampo con Busquets, che fa mediano regista, e Koke, che da esterno l'abbiamo messo centrale, abbiamo preferito a Saúl Ñíñez, e poi tre attaccanti, Asensio, Rodrigo e Aspas. Sarei potuto mettere anche Morata, però se mai entrerà a partita in corso, oppure in caso di dover recuperare dei gol, che credo che ci troveremo in situazione di dover recuperare dei gol. Ok, allora, questo esercizio mi sembra piuttosto molto semplice. Molto semplice, con Koke. 8 tentativi. Tutti andassero così. Oddio, però poi comincia a essere tipo manuale e comincia anche a non essere più facile. Ora, per 10 secondi, voglio vedere se riesco a completarlo. Certo che se mi fai decross così, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Andiamo a giocare a questo stadio di Siviglia, prima volta che ci gioco, anche perché solo da quest'anno FIFA ha deciso di includere tutti gli stadi, quasi tutti, della Liga Spagnola
Un saluto a tutti gli amici anche alla e quindi ragazzi, le cinture tuffatevi insieme a noi in questo match. Io come te, il mio prima FIFA, primo FIFA, FIFA 07. Ho sempre desiderato qualche stadio fuori dall'Olimpico, da San Siro. C'eravamo riusciti a PES a portare lo stadio della Juventus. FIFA riesce a portare lo stadio della Juventus. C'era delle Alpi una volta, ma ragazzi, ci hanno concesso il Tardini di Parma a PES 2011 per la PSP. Pensate un po'. Ma del resto, ragazzi, non c'è niente da fare per riuscire ad avere uno stadio. Anche il San Paolo non c'è versi di avere lo stadio. Stadio, barra stadio a FIFA. Comunque sì, anche in nazioni estere. Nel Portogallo non c'è uno stadio con licenza. E Borussia Dortmund un anno con la licenza, un anno no, quindi non siamo gli unici messi così noi italiani. Anche in Francia, c'è solo il PSG da quel che so io che allo stadio c'era una volta in Ireland. Quindi noi Saulo, Albiol, Morata, Kepa, Bartra, Suso e Rodri in panchina. Suso che ha segnato il secondo gol nella partita di andata quando eravamo ancora su FIFA 18. Ovviamente con overall diversi, la formazione è leggermente cambiata, anche se molti giocatori sono rimasti, poi anche le convocazioni da un mese all'altro sono cambiate, ad esempio manca Isco. Vediamo dopo la foto di gruppo, Ramos non ha il 4 ma ha il 15, la maglia rossa è comunque rossa, anche se la maglia dei fuori rossi e non è Blancos, vestiti di rosso con la plastica riciclata. Giochi di parole a parte, ecco gli inglesi, adesso dovremmo vedere la formazione. Hanno perso sia Ali che Lingard a centrocampo, quindi magari diciamo è una nota positiva per noi. Pickford, Tipia, Walker, Stones, Maguire, Rose, Barkley, Henderson, Dyer, Sterling, Kane, Rashford, Boltland, Trajkovski, Shaw, Alexander Arnold, Gomez e Welbeck in panchina. Adesso vediamo come sono schierati Dyer, Henderson e Barkley a centrocampo. Barkley, diciamo, è un po' più semplice che dovete scontare con Ali o Lingard. Possiamo cominciare. Io spero che FIFA non mi debba far tirare giù tutto anche oggi. Via, cominciamo. Ha senso da fuori, tocca qualcuno. C'è calcio d'angolo, sì. Pensavo avesse toccato qualcuno dei nostri, invece. No. Butland, palo! Esce male Butland, subito palla stappata sul palo per gli spagnoli. Ancora Asensio. Non trova Varchi. Si va avanti, norma del vantaggio per la Spagna. Rodrigo. Rodrigo, ragazzi, guardate qua come difende la Spagna. E l'Inghilterra, scusate. E adesso ci mettiamo il contropiede con Sterling, che non è neanche lento. Sterling che comunque nell'ultimo pronostico col City ci ha fatto gioire. Non pienamente, ma ci ha fatto gioire. C'è un'azione, dai. Dai. Dai, Thiago. Dai, Thiago per Aspas. La posizione è praticamente impossibile, ci prova. Palla comunque ancora a noi spagnoli. Busquets per Thiago. Tira una pisciatina. E la palla si spegne tra le braccia di Jordan Pickford, che tra un po' ci stava regalando l'1-0 sul calcio d'angolo. Ma ovviamente FIFA molto accorto su questi errori. Attenzione a Sterling. La palla viene messa fuori, sì. Kane non trattiene De Gea. Ancora Henderson, ancora lì la palla, esterno della rete. Sono andati vicini anche loro, anche se comunque come sempre quelli che ci hanno più vicini siamo sempre noi. E non si conclude mai niente. Aspas va il cross, troppo. Troppo messo male per Rodrigo Caio. E quindi fa tipo una mezza torsione lì indietro. Bravo, bravo. Calcia da fuori. Chi è stato? È stato Rodrigo Caio. Peccato. Palla messa bene. Già ci ho rimesso una partita con questi tiri qua prima. Non è entrato neanche uno. Però la partenza per ora dei nostri. Partenza, siamo alla fine del primo tempo. Però è molto ottima. Bisogna poi vedere FIFA cosa ha intenzione di. Scherzo, ha intenzione di organizzarci per il secondo tempo. Cioè, per fortuna fuori gioco. E voglio andare a riposo così. Non voglio rinviare corto per cercare di alimentare qualche speranza. Ma ci fanno fare un contropiede. Sì. No.
perché ho dato via la palla troppo tardi. Reti inviolate, come dice Pardo, si va al riposo. Niente di emozionante. Statistica, ti rimporta 3-1. E comunque, ragazzi, il gol non arriva. Adesso provo a mettere Morata, che non è più veloce di... Anzi, aspetto. Tanto metto Suso. Metto Suso a destra, che ha un po' più di effetto. E metto Saul per Koke, che Saul ha un buon tiro da lontano, cosa che non mi sembra che Koke abbia. Ovviamente, ragazzi, i cambi si possono sbagliare e FIFA può sempre farti lo scherzetto. Vabbè, cominciamo sul secondo tempo. Asensio, Rodrigo Caio! Cosa ha sbagliato? Cosa ha sbagliato Rodrigo Caio? No, forse era... Sì, Rodrigo, nome Rodrigo. Mamma mia, ragazzi, questo... Il gol così lo prendi sempre, ma non lo fai mai. Non so come mai, ragazzi. Forse adesso c'è un bug. Caio da fuori, niente da fare. Non so, forse... Ho detto, ragazzi, è un bug, non so cosa, ma... Rodrigo. Il tiro al volo col passaggio lì, ragazzi, è più difficile farlo che tirare da fuori. Ci prova Saul! E tra poco ci riesce pure. Altro tiro, ragazzi, che finisce fuori. Non so più come, da dove tirare. Ma tanto lo so che questi qua, prima della fine della partita, fanno un'azione prolifica. Non ha giocato male i primi 45 minuti, ma il... Eppure, ragazzi, scommetto che troveranno il gol. Questa palla va data via, Ramos. Non posso prendere gol dopo tutto quello che ho fatto. Non posso prendere gol dopo tutto quello che ho fatto, che ho costruito questa partita. Guardate qua come passano. Bravo, bravo Alonso. Riesce pure a evitare il calcio d'angolo, bravissimo. C'è una punizione adesso che va a battere Trippier per il fallo scompostissimo che ho fatto con Marcos Alonso. No, 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 no. Bravo De Gea, bravo De Gea. Kane. Addirittura deve buttarsi De Gea. Suso non perdela lì. Ok. Falli salire. Come al solito, sempre la direzione del passaggio che ti frega. Sempre quello, sempre quello. Sempre quello, sempre la direzione del passaggio che ti frega. Sterling in area, bravo. Ramos. Si fanno vedere i compagni. È lì, è lì. Esci. Bravo De Gea. Ragazzi, il problema è che non sono potuto intervenire perché sarebbe stato rigore pieno. Già ho rischiato. Che non ho premuto niente, mi ha vibrato il controllo e la sono fatta in mano. Dai, Suso. Buon contropiede. Suso. Mette dentro. Thiago! Pickford. Vabbè, dopo. Adesso tento l'ultima, ragazzi. Metto a mettere Morata. Ma non credo che cambi di più la situazione. Che poi il risultato che per me ci può anche stare, anche se comunque... La Spagna ha vinto 6-0 con la Croazia vice campione del mondo. Tutto è pronto per il cambio. Si attende solo il segnale. Niente da fare, però metti fuori. Asensio. Rimane lì. Thiago. Non va. Non c'è nessuno. Finisce 0-0. Risultato che ci sta benissimo, ragazzi, però ti riporta 5-3 per la Spagna e comunque, ragazzi, non succede niente. Pareggio, come sempre, okay. Per carità di Dio. Perfetto. Ma ragazzi, come sempre, non si riesce a concludere niente. Fare gol, ragazzi, è diventato un nuovo problema di FIFA. Oltre bug, oltre agli script, tutto quanto, ragazzi, fare gol è diventata la cosa impossibile di FIFA. Non so più che pesci prendere, veramente, ragazzi, perché comunque avevamo una squadra nettamente superiore. Forse l'attacco loro era 85, attacco nostro 84. Però, del resto siamo 85, 85, 80, 80, comunque non siamo passati. E qualcosa abbiamo pure rischiato. Beh, oltre che abbiamo preso anche il palo, che non conta come tiro un palo. Vabbè, ragazzi, vi saluto, lasciate un like, iscrivetevi, ci vediamo domani con Francia-Germania, che finalmente abbiamo qualcosa di serio, ragazzi, ci si vede.
Bacione a tutti.